Elena Basile si scusa con Liliana Segre. Tutti sanno chi è Liliana Segre. Liliana Segre è una ebrea sopravvissuta alla Shoah. È stata nei campi di concentramento, nei lager nazisti, ed è una delle poche ebree sopravvissute. E Elena Basile invece è una funzionaria della Farnesina. E ha attaccato duramente, duramente Liliana Segre. Beh, ma sentiamo dalla viva voce di Elena Basile com'è la situazione. Sentiamo, 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 eh. Elena Basile chiede umilmente scusa a Liliana Segre pubblicamente. La 93enne senatrice a vita aveva deciso di procedere per vie legali in risposta a questo video piuttosto delirante, in cui l'ex funzionaria della Farnesina l'accusava di provare dolore solo per i bambini ebrei, non per quelli palestinesi uccisi a Gaza, paragonando poi la donna sopravvissuta all'Olocausto ai suoi aguzzini nazisti. I bambini palestinesi non la toccano? Sa che i tedeschi erano molto buoni con i loro bambini, i nazisti? Non sentivano nulla per la morte degli ebrei. Lei vuole imitarli? Una querela, aveva insistito Basile, che non avrebbe fatto altro che alimentare il clima di odio e di antisemitismo, poi il dietrofront. Sono molto spiacente di questo atroce malinteso, ha scritto. L'equivoco? Basile sarebbe stata tratta in inganno da un'intervista, forse letta superficialmente, ha precisato, nella quale un giornalista attribuiva dichiarazioni unilaterali a Segre, della quale poi si è andata a ripescare gli interventi che si era persa e ha trovato che sì, in molte occasioni, la senatrice a vita si è detta triste sia per la morte di bambini ebrei sia palestinesi. Bambini di tutti i colori, di tutte le religioni, di tutte le appartenenze. Basile supera i limiti di qualunque possibilità di tolleranza e decenza per la falsità dei contenuti e per gli insulti, aveva commentato il figlio di Segre, piuttosto indignato per il fatto che, almeno fino a ieri sera, la donna non si fosse resa conto della gravità delle sue affermazioni, non solo cattivo gusto. Ecco, cari amici, avete sentito, vero? E avete sentito la situazione, no? Allora, il pregiudizio anti-ebraico, il pregiudizio anti-giudaico. Quando Elena Basile ha ascoltato un certo post dove magari Liliana Segre si lamentava delle sofferenze dei bambini, senza citare forse i bambini palestinesi, e doveva allargare le sue ricerche, Elena Basile, le doveva allargare, e non doveva precipitarsi a dire: tu Liliana Segre piangi solo per i bambini ebrei, ma non per quelli palestinesi. Doveva allargarle, perché io stesso sono testimone di aver sentito tante volte Liliana Segre commuoversi non solo per i bambini ebrei, ma anche per i bambini palestinesi. E il pregiudizio anti-ebraico. Qua vorrei ricordare a Elena Basile, che forse non lo sa, forse non lo sa, forse non lo sa Elena Basile, che quando ci fu l'Olocausto, quando ci fu la Shoah, cioè quando 5-6 milioni di ebrei furono messi nei lager, poi nelle camere a gas e poi nei forni crematori. I palestinesi stavano dalla parte di Hitler. Lo sapevi, Elena Basile, questo tu, che i palestinesi stavano dalla parte di Hitler? Beh, cari amici, non so se mi sono spiegato. Casomai non mi fossi spiegato, fatemi sapere voi e cercherò di spiegarmi meglio. A tutti, tanti cari saluti da questi due romanzi di Serafino Massoni, che vi aspettano in tutte le librerie italiane.